Tu, Robby Orso Polare, vuoi prendere questo qui di nome Franci come tuo legittimo Robloxiano? Assolutamente sì! C'è qualcuno che si oppone? Spero nessuno. Ma chi è quello? Ma chi l'ha invitato? Io! Tu! Però tutti gli altri sono Robby e benvenuti in questo specialissimo episodio di Roblox. Non so se si può definire episodio, però in questo nuovo video di Roblox. Oggi, come sapete tutti, è un giorno speciale perché oggi io e Franci ci sposeremo su Roblox. E direi che ho già preparato il punto in cui ci sposeremo, che è esattamente lì. È fighissimo. Ok, visto che in Adopt Me non c'è una chiesa, quindi non si ci può sposare, almeno di quel che so, in qualche punto specifico, ho deciso di fare la sala dove ci sposeremo dentro casa mia e devo dire che sono molto soddisfatta del mio lavoro come sempre, perché ogni volta che costruisco qualcosa in Roblox sono tipo sempre: che cosa fichissima che ho fatto. Detto questo, secondo me è veramente carino. Qua dietro si metterà il prete, che è un ospite speciale che vedrete dopo. Sono felicissimo che mi stai comunque ha accettato questa cosa e lo ringrazio ancora. Siamo pronti, finalmente abbiamo aspettato tantissimo questo matrimonio, quindi non vedo l'ora che succeda. Ma prima di andare a sposarci, dobbiamo fare un po' di cose. Numero uno, aspettare l'ospite speciale. Numero due, la cugina di Franci mi ha chiamato Rosa perché mi deve parlare. Noi due non abbiamo molto, non andiamo d'accordo, ok? Però vediamo cosa vorrà da noi. Quindi adesso andremo a cercarla. Vediamo cosa vorrà da noi. Spero che non verrà a dirvi cose antipatiche, perché gli do un pugno in faccia, anche se non è possibile su Roblox. Eccola lì. Ciao Rosa, come stai? Oi, ciao amo. Quanto odio che mi chiama amo. Però va bene. Ciao, come stai? Ho saputo che ti devi sposare. Beh, te l'avrà detto Franci. Eh sì, che fa? Sei gelosa? No, perché ti sei comportata male l'altra volta con me, eh? Non scordo. Non scordo. Ti devo dire due cose. Ok, prima. Va bene, dimmi pure. Dimmi pure. Mi dispiace per l'altra volta. Wow! Si sta scusando. E quindi ti ho comprato un regalo. Ok, forse non è una brutta persona come pensavo. Wow, questo è un regalone, non è un regalo, oh mio Dio! Me l'ha dato! Ok, devo aprirlo? Lo apro, lo apro, lo apro, vediamo. Vediamo. Un boomerang. Ok. Wow, grazie! Ti piace? Sì, da morire! Anche se magari non è eccezionale, comunque si apprezza il gesto, perché comunque sa che l'altra volta mi ha dato tanto fastidio e quindi si voleva scusare. E penso sia una cosa molto carina. Seconda cosa, dimmi, dimmi, dimmi. Cosa, dai, che forse mi stai un po' simpatica, dai, dopo questo regalo ti sei anche scusata. Non dovrei avercela più con te, giustamente. Dimmi pure, mica vuoi andare al matrimonio con quel vestito da zingara? Oh, cosa? perché? Cioè, non vado bene come sono adesso. Qual è il problema? Guardami, sono carinissima. Sono vestita da orsetto, c'ho un piccolo narvolo sulla maglietta. E sono celeste, proprio come qui. Non vanno bene questi abiti teso. Quindi, dove, co cioè, co come li dovrei cambiare? Non so, qualcosa di elegante. Ok, ci posso provare. Vediamo cosa posso fare. Dovrò vestirmi, credo, da sposa? Tipo da sposa? Sì, esatto. Quindi adesso cercherò di vestirmi in quel modo. Farò un piccolo taglio e vedremo come posso effettivamente vestirmi. E tada! Penso che sia bellissimo. Cioè, non vorrei dire, ma sono stupenda e carinissima. Effettivamente adesso Rosa, che cosa mi dice? Ciao Rosa, hai fatto amo? Sì, ho fatto! Mio Dio, è un sacco strano come parla. Sì, ti piace? Oh mio Dio, dimmi che non ti piace perché sono fantastica. Non mi potevo togliere di certo il cappuccio. Cioè, sono un orso. Mi sembri una ballerina. Vabbè, prima, meglio di prima! Dai, togli quel cappuccio. Devo proprio toglierlo, devo toglierlo. Devo, ma è il mio simbolo, Rosa. Dai, ok, dai, lo togliamo. Ok, ho fatto, è così strano non avere il mio cappuccio. Ah, ti piace? Meglio?
Ora sì, teso, perfetto. Ok. Allora, abbiamo tutto. Gli invitati dovrebbero anche venire, che a quanto pare sono anche amici di Franci. Sei fantastic, grazie. Fantastic. Ok, dovrebbero venire. Abbiamo il punto in cui ci sposeremo, il vestito, gli invitati. Adesso manca solo l'ospite speciale. Ed ecco l'ospite speciale. No! Oh, eccolo! Bingo! Che cosa ci facciamo qua, Bingo? Che cos'è sto posto? Ah, ciao Robby, ciao Lorenzo, come stai? È piacere, bene, tutto bene. Purtroppo il viaggio è stato un pochino traballato. Che è successo? Che schifo, volte. Almeno hai pulito il vestito? Delle turbulenze per terra. Oh mio Dio, mi dispiace tantissimo. Ma tu ti ricordi perché sei venuto qui? Allora, io so che c'è un matrimonio. Sì, mi sposo io, non si nota? Ah, se questo è il tuo abito da sposa? Sì. Hai speso bene i tuoi soldi. Grazie. Prego. E quindi ti devo sposare e vorrei incontrare tanto il tuo sposo. Ma mi sa che lo incontreremo direttamente già all'altare, signor Lorenz. Ah, giusto, perché dobbiamo ricordarci, lo sposo non si vede. Infatti. Ecco, bravo. Allora, noi andiamo, mi raccomando, deve essere il miglior prete che si sia mai visto, eh. Ok, allora, adesso io vi sposerò e poi ve la vedete voi. Sì. Casomai... Se divorziate non è colpa mia. Però veniamo sempre da te se divorziamo, ok? Ma come? Non vi posso risposare. No? No! Ok, dai, entriamo. Ok, siamo tutti qua, ci sono un po' di amici di Franci e signor Lorenz è anche lì pronto a fare... Io già mi sono immedesimato. Sì, vedo, lei si è già posizionato anche per bene. Ok, quindi... Una cosa. Okay, sì. Il nostro Franci in questo momento ci sta sentendo, quindi ciao Franci, è in chat vocale con noi ma non può parlare, mi ha detto. Quindi va benissimo. Allora, signor Lorenz, ci faccia questo matrimonio. Vi devo fare questo matrimonio. Sì. Allora, benvenite qua. Okay. Allora, intanto stringetevi forte. Ok, vieni qua, Franci. Abbraccio, abbraccio. No, il bacio dopo. No, l'abbraccio, ho detto no, niente bacio. Prima l'abbraccio, poi, no, siccome eravate troppo vicini. Scusi. Allora, tu, Franci, vuoi prendere come tua legittima robloxiana sposa Robby Orso Polare? Quindi, Franci? Oh! Sì, lui! Pingo ha detto di sì! No! Aspetta, ancora non è finito. Infatti no. Tu, Robby Orso Polare, vuoi prendere questo qui di nome Franci come tuo legittimo robloxiano e sperperare tutti i robux? Assolutamente sì! Bene! Newt! Allora io... aspetta un attimo, ma... c'è qualcuno che si oppone? Spero nessuno. Ma chi è quello? Ma chi l'ha invitato? Io! Tu! Ma come tu? No, aspetta, questo non era il copione. Che è tu? Ancora ma, tu. Ma questa cosa... conoscete? Ma che... Allora, ma... questo qui mi ha rifiutato la prima volta. Dice, cercavo di farmi fidanzare. Mi... ti oppongo, ma non scriverlo in caratteri cubitali. Oh, ma tu, Franci, io ti ricordo che con questo qui non ci ho parlato. Te ne vai dal mio matrimonio ora. Oh, qua si sta facendo una lite. Io mi allontano. Allora ragazzi, io sono il prete di pace, quindi allora dovete fare allora sentite voi due, mettetevi in... ma che vuoi, esci, ma allora non dire esci al prete. Penso che era per Reroll. Ok, scusa. Che casino. Non a lei. Non si preoccupi. Lei è una brava persona. Gli dà anche lei, Lorenz. Sì, allora, volevo capire qual è le vostre divergenze. Ma chi ti credi di essere? Va bene. Sono stato mandato dal divino. Che vuoi tu? Oh mio Dio, se n'è andato perché ha detto che se non... Sì, perché ha detto che se non se ne andava lui, se ne andava... Cioè, se non se ne va lui, questo qui, se ne andava lui. Ma come, finalmente? Lore. Come faccio adesso? Il mio matrimonio è saltato! Vabbè! Ora aspetta, ti sposi con lui. Allora. No, ma che aspetta? No, come no? No, ma che cosa? Un numero uno battere via. Ma dai, via. Uno vale l'altro! Ma che cosa? Vai via! Mi si è arrabbiato! È anche uscito dalla stanza di Discord! Aiuto! Sì! Allora, senti lei.
Si confessi. Si confessi. Si confessi a Pingu, si confessi. Non ti allontanare, ecco. Oh mio Dio. Dimmi che intenzioni c'hai. Oh mio Dio, mi avete fatto piangere mio cugino. Non abbiamo fatto nulla noi. È colpa di questo qui. Aiuto. Vabbè, signor Lorenz, io la ringrazio. Cercherò di risolvere questa cosa, che è stato un prete solo per metà. Però la ringrazio. Non è giusto, volevo far sposare due persone. Yeah, ci sarà un'altra occasione. Adesso devo andare da Franci. Arrivederci. Rapti, sposiamoci, Rapti. Ma cosa, Lorenz? Che cosa dici? Sposa il prete, vabbè. Ma che cosa, no? Va bene, signor Lorenz, io la saluto. Devo andare a riprendere il mio ragazzo, sperando che mi perdona. E niente, la ringrazio tante. Non si preoccupi, grazie a lei, grazie. Ciao. Ciao, la porta è lì. Buona fortuna. Grazie, grazie. Ciao. Ciao.